Buonasera, benvenuti alla 111ª conferenza del Centro Culturale Amici del Timone di Staggia Senese. Abbiamo il piacere di avere con noi Don Samuele Cecotti, parroco nella diocesi di Trieste. Ha compiuto studi universitari di lettere moderne, storia, filosofia e sacra teologia. È vicepresidente dell'Osservatorio internazionale Cardinal Vantuan per la dottrina sociale della Chiesa. Scrive su numerose riviste italiane ed estere. Ha pubblicato diversi libri con varie case editrici, tra cui Cantagalli di Siena e Fede e Cultura. La conferenza di stasera si intitola «Proprietà privata sotto attacco. Come lo Stato vuole appropriarsi dei tuoi beni». La dottrina sociale della Chiesa ha sempre sostenuto e insegnato che quello alla proprietà privata è un diritto naturale, quindi indisponibile, originario, vero, perfetto e stabile. Possiamo definirlo come il diritto a possedere e utilizzare in modo esclusivo i frutti del lavoro e del risparmio a vantaggio proprio, della propria famiglia e ad utilità sociale. L'uomo è un'anima incarnata e quindi ha bisogno di possedere e di vivere, senza di cui non potrebbero essere liberi, né lui né la sua famiglia. Come tutti i diritti, quello alla proprietà nasce da un dovere, il dovere di mantenersi in vita e di provvedere alla famiglia. Inoltre, si dice essere un diritto naturale, sia perché è iscritto nella natura umana, sia perché lo riconosce anche la sola ragione. Oggi il diritto di proprietà è insediato da più parti e per questo occorre ribadirne l'importanza per ciascun uomo, la sua famiglia e anche per la società intera. Come sempre potete fare al nostro gradito ospite le vostre domande, scrivendole sul retro dei foglietti gialli che avete trovato al vostro posto. Ringraziando Don Samuele della sua gradita presenza tra noi, vi auguro un buon ascolto. Grazie. Sono io che ringrazio per l'accoglienza e per avermi anche voluto essere qui questa sera e per la vostra presenza. Il tema che mi è stato affidato da Don Stefano, cioè parlare della proprietà privata alla luce della dottrina sociale della Chiesa, mi trova particolarmente interessato, sia perché è un tema su cui ho riflettuto lungamente anche negli anni passati e sia perché come Osservatorio Vantuan noi abbiamo dedicato un intero anno della nostra attività proprio alla questione della proprietà privata. Infatti l'anno appena trascorso ha visto l'Osservatorio impegnato a organizzare la giornata nazionale della dottrina sociale della Chiesa, dedicandola al tema della proprietà privata. Il convegno nazionale San Tommaso e la dottrina sociale della Chiesa, dedicato anche quello al tema della proprietà privata. A curare il numero del rapporto, l'Osservatorio ogni anno cura un rapporto sulla dottrina sociale nel mondo e il 14° rapporto, cioè quello dell'anno appena trascorso, dedicato alla proprietà privata. E infine dedicare un numero del bollettino, l'Osservatorio pubblica anche un bollettino, cioè una rivista trimestrale, quindi 4 numeri all'anno. Ebbene, il primo numero del 2023, che è questo che ho tra le mani, si intitola La guerra globalista alla proprietà privata. Quindi, come vedete, l'Osservatorio è circa un anno che martella, per passatemi questo termine, sulla questione della proprietà privata. E perché l'abbiamo fatto e lo stiamo facendo ancora? Perché ci siamo resi conto, come Osservatorio, apro una piccola parentesi per chi non conoscesse l'Osservatorio Vantuan, è una istituzione diciamo internazionale, anche se prevalentemente operativa in Italia, però comunque con attività anche in Spagna, in Francia, in America Latina, ma insomma prevalentemente in Italia, però diciamo internazionale, fondata dall'Arcivescovo Crepaldi
quando lavorava alla Santa Sede. Quando Monsignor Crepaldi era segretario del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, diede vita a questo osservatorio in memoria del defunto Cardinale Vantoin. Attualmente l'osservatorio ha il professor Stefano Fontana, che penso molti di voi conosceranno, come direttore, io sono il vicepresidente e poi c'è il presidente, che è il dottor Facincani, ma che voi non, immagino non conoscete, e poi c'è il fondatore, che è sempre Monsignor Crepaldi, ovviamente. Ovviamente l'osservatorio ha dei luoghi di discussione, che sono la redazione, che sono insomma i gruppi di lavoro, eccetera, in cui si ragiona sui problemi da affrontare nelle nostre pubblicazioni, nelle nostre attività. Ebbene, abbiamo riconosciuto il tema della proprietà privata come una questione su cui non si poteva tacere. Perché? Perché sono sempre più evidenti gli attacchi alla proprietà privata, che vengono da, potremmo dire così, da dove meno ce lo si aspetta. Perché solitamente uno pensa alla proprietà privata come insidiata, ad esempio, non so, dalle ideologie socialcomuniste. E oggi uno potrebbe dire, beh, ma da noi in Occidente il rischio di una dittatura marx-leninista, eccetera, grosso modo non c'è, quindi la proprietà privata è al sicuro. Nulla di più falso. Infatti noi ci troviamo in una situazione in cui di anno in anno, anzi si potrebbe dire di mese in mese, lo spazio della proprietà privata viene sempre più ridotto. Viene ridotto attraverso mille diverse modalità che magari questa sera non riusciremo a vedere tutte, ma accenneremo. Però noi come osservatorio ci siamo posti in questa prospettiva. Non basta denunciare il pericolo, cioè dire c'è il rischio che si arrivi ad una sorta di evaporazione della proprietà privata. Quindi non di una sua negazione violenta, arrivano i miliziani comunisti col mitra in mano, ma una evaporazione, una quasi scomparsa silenziosa della proprietà privata. Questo è il rischio. Ma il lavoro da previo da fare è dimostrare la bontà della proprietà privata, dimostrarne la legittimità, perché se non si fa questo lavoro previo si offre all'avversario il fianco per dire beh, ma se anche la proprietà privata evapora forse è un bene, perché si andrà in una situazione migliore, ci viene detto, dove tutti saranno, come dire, avranno accesso all'utilizzo dei beni ma non alla proprietà, dove ci sarà una dimensione più inclusiva, di condivisione, cioè, tutti voi avrete in mente quello slogan più che una frase, non possiederai nulla e sarai felice, ecco. Peraltro con anche una data di scadenza, perché entro il 2030 noi non dovremo possedere più nulla ed essere tutti felici, questo è quello che ci è stato profetizzato. Ebbene, la questione è seria, perché a dirlo non è un pinco pallino qualunque. Dietro questo slogan, non possederai più nulla e sarai felice, c'è contemporaneamente l'ONU, c'è contemporaneamente il World Economic Forum, c'è contemporaneamente la Commissione Europea, cioè ci sono tutta una serie di istituzioni dal notevole peso che hanno fatto propria una certa agenda. E questa agenda prevede, ipotizza, ma auspica più che ipotizza, la appunto estinzione della proprietà privata. Estinzione in che senso? E poi torniamo invece al discorso fondativo. Estinzione in che senso? Dicevo, non per via violenta, cioè nessuno ipotizza che arrivino a fare gli espropri col mitra in mano, anche perché non ne hanno bisogno. È l'estinzione, cioè il silenzioso e apparentemente indolore passaggio da un regime basato sulla proprietà, cioè ognuno ha dei beni di cui risponde, attraverso i quali si sostenta, attraverso i quali fa eventualmente impresa, eccetera, eccetera, a un sistema in cui nessuno possiede nulla, o meglio, nessun cittadino possiede nulla, perché poi insomma in ultima analisi qualcuno deve possedere le cose, ma il sistema socio-economico è pensato non attraverso lo strumento giuridico della proprietà, ma attraverso lo strumento giuridico dell'utilizzo, di un utilizzo con forme diverse. Quello che viene propagandato di più è lo sharing, la sharing economy, cioè l'idea che io non ho più la proprietà della mia casa, della mia auto, dei miei vestiti, dei miei elettrodomestici, ma li utilizzo, cioè li prendo a nolo, si sarebbe detto un tempo, li utilizzo e quando non ne ho più bisogno, o meglio,
a intermittenza, perché quando io non utilizzo casa mia ci viene a vivere qualcun altro, quando non utilizzo la macchina la utilizza qualcun altro e così via. Cioè una idea in cui non c'è più nulla di mio. E la cosa però triste da rilevare è che questa progettualità non è combattuta da tutto il mondo cattolico. Cioè noi non ci troviamo di fronte a una progettualità di tipo, appunto, come poteva essere il vecchio socialcomunismo, che uno dice, beh, c'è il comunista e c'è quello che gli si oppone, e i cattolici sono tra quelli che si oppongono. No, oggi molte volte questa logica del non possederai nulla e sarai felice è entrata nella testa anche dei cattolici, purtroppo. E quindi noi abbiamo, attraverso delle false comprensioni della questione, per cui l'idea della condivisione, l'idea di un'economia inclusiva, l'idea di un'economia in cui nessuno in qualche modo ha più dell'altro, eccetera, eccetera. Quindi tutte queste belle frasi che possono suonare bene anche nella testa di un cattolico hanno in qualche modo sedotto, passatemi questo termine, l'uditorio cattolico per far sì che anche il mondo cattolico accogliesse o quantomeno non si opponesse a questa prospettiva che io invece trovo raggelante, dell'appunto non possiederai nulla e sarai felice. Bene, arriviamo però alla questione fondativa. Di cosa parliamo quando diciamo diritto di proprietà privata? Allora, innanzitutto, lo veniva ricordato all'inizio di questa conferenza, il diritto di proprietà la Chiesa ha sempre insegnato essere un diritto naturale. Diritto naturale vuol dire un diritto che è inscritto nella natura stessa dell'uomo, che non dipende quindi dal legislatore umano, quindi né il Parlamento, né il Presidente della Repubblica, né il Re, né l'Imperatore, né chi volete voi può cambiarlo, ma anzi l'azione delle autorità umane deve sempre darsi secondo quel diritto naturale, perché se non è così l'azione dell'autorità umana diventa illegittima. Quindi è l'autorità umana ad essere vincolata al diritto naturale, non il diritto naturale a dipendere dall'autorità umana. E la proprietà privata appartiene propriamente all'ambito del diritto naturale. Questo è l'insegnamento costante della Chiesa, da tutta la tradizione scolastica medievale fino ai papi che l'hanno ribadito, da Leone XIII, insomma a tutti i papi che hanno affrontato il tema della proprietà privata. Bene, diritto naturale, ma su cosa si fonda questo diritto naturale? Beh, in ultima analisi si fonda sul principio di giustizia, cioè la giustizia, voi sapete bene, già gli antichi romani l'avevano definita come dare a ciascuno il suo. Quindi la giustizia è dare a ciascuno il suo. Ma se dare a ciascuno il suo è l'essenza della giustizia, beh, qui entra in ballo la questione del rapporto tra la proprietà e il lavoro. Difatti Leone XIII afferma nella Rerum Novarum che i frutti del lavoro spettano a chi ha lavorato. Questo è un principio fondamentale, cioè i frutti di chi lavora spettano a chi ha lavorato. Perché? Proprio per stretta giustizia, perché dare a ciascuno il suo. Quindi se una cosa l'ho fatta io è mia, se l'ha fatta un altro è di qualcun altro. Questo cosa significa? Significa che la proprietà poggia sul fatto che l'uomo, a differenza delle bestie, non si limita semplicemente a prendere dalla realtà circostante le cose di cui ha necessità, tipo ho sete, bevo, ho fame, stacco il frutto dall'albero e lo mangio. Ma l'uomo ha, essendo libero e intelligente, la capacità, e non solo la capacità, anche direi la vocazione, di modificare il territorio circostante, la realtà che lo circonda, al fine di trarne ciò di cui ha bisogno. Quindi l'essere umano non si limita a, appunto, come la bestia, a brucare l'erba o mangiare, ma ara la terra, la dissoda, fa le bonifiche, irreggimenta l'acqua, costruisce dei manufatti, eccetera, eccetera. Attraverso questa azione del lavoro, quindi intendiamoci, quando la dottrina sociale parla di lavoro in questo ambito, non si deve intendere necessariamente il lavoro contrattualizzato. Qui per lavoro si intende qualunque azione dell'uomo che va a incidere sulla realtà esterna a lui, cioè sulla materia. Quindi è lavoro anche uno che si fa l'orto a casa sua, è lavoro anche uno, cioè, i monaci che bonificavano la palude, cioè tutto quello che è azione operativa rispetto alla realtà che mi circonda.
Ebbene, questa azione dell'uomo, che possiamo tranquillamente chiamare lavoro, fa sì che l'uomo acquisti un diritto, per giustizia, sui beni che lui ha concorso a realizzare. Qui si deve riflettere sulla relazione che si dà tra un principio, che è quello della destinazione universale dei beni, e il diritto di proprietà privata. Perché una delle obiezioni a quello che vi sto dicendo io, se ci fosse qui qualcuno magari che vuole obiettare, probabilmente mi obietterebbe dicendo: caro Don Cecotti, ma ti sei dimenticato della destinazione universale dei beni. In realtà non me ne sono affatto dimenticato, perché la destinazione universale dei beni non è in contrasto con la proprietà privata, anzi, la dottrina sociale della Chiesa in questo è chiarissima nel dire che la destinazione universale dei beni si realizza attraverso la proprietà privata. E allora è necessaria una breve spiegazione. Cosa significa destinazione universale dei beni? Significa che Dio, in quanto creatore, quindi Dio creatore, ha creato tutto l'universo materiale, cioè tutto ciò che è creato nell'ordine della materia, lo ha creato a beneficio dell'uomo. Dio crea l'universo per l'uomo. Quindi cosa significa? Significa che tutti i beni di cui l'uomo può disporre, minerali, vegetali, animali, un domani anche, non so, i minerali che si trovano, non so, su Marte, quello che volete voi, cioè tutta la realtà creata, la realtà materiale creata, non è stata creata da Dio per Tizio, Caio o Sempronio, singolarmente considerati, ma è stata creata per il genere umano, cioè gli esseri umani hanno a disposizione i beni creati. Quindi, per questo, destinazione universale dei beni, cioè l'universalità degli uomini ha a propria disposizione i beni materiali creati da Dio. Però un conto è averli a disposizione e un conto è averne concretamente il possesso. Capite che c'è una differenza. Allora, come si passa dal avere a disposizione a essere coloro che i proprietari di quel bene? Di nuovo torna in campo il lavoro. Cioè i beni materiali sono creati da Dio per il genere umano, cioè Dio ha creato l'acqua, le piante, gli animali, eccetera, per gli esseri umani. Ma concretamente Tizio diventa proprietario di quel terreno, Caio diventa proprietario di quell'altro bene, eccetera, eccetera, come? Attraverso l'azione intelligente e libera che Tizio piuttosto che Caio fa sulla realtà materiale, imprimendo sulla realtà materiale la sua intelligenza e la sua volontà attraverso il lavoro e quindi divenendone il possessore. Questo ovviamente come titolo originario, perché dopo ovviamente c'è anche la compravendita, ci sono, però anche la compravendita presuppone sempre un'origine. Ovvio, i titoli di proprietà adesso sono vari, uno può aver acquistato un bene, può essergli stato donato, può essere, però ciò che è legittima, il fatto che un uomo abbia la proprietà di un bene materiale, è in ultimissima analisi che quel bene materiale è stato da lui prodotto. L'esempio viene facile: c'è un terreno di nessuna proprietà, una palude. Questa palude è improduttiva, i monaci o chi volete voi la bonificano. Ovviamente il lavoro di bonifica rende quella ex palude un terreno coltivabile, quel terreno coltivabile appartiene a chi? A chi l'ha bonificato. Non appartiene a me che passo di lì un giorno e dico: beh, mi piace sto terreno ed è mio. No, appartiene a chi ha fatto la bonifica. Quindi chi ha compiuto l'opera ne gode anche i frutti, per stretta giustizia, come vi dicevo prima. Questo è stato sempre l'insegnamento. Quindi la Chiesa, vedete, ci dice che la destinazione universale dei beni, Dio ha creato tutti i beni materiali per il genere umano, si realizza poi concretamente attraverso quell'azione libera e intelligente che l'uomo fa lavorando e che genera la proprietà privata. Quindi la proprietà privata è la realizzazione della destinazione universale dei beni. Quindi non sono assolutamente in contrasto. E allora qui torniamo alla proprietà privata. La proprietà privata, questo è insegnamento non solo di Leone XIII, dei papi che sono venuti dopo, dei papi di prima e di tutta la tradizione anche scolastica, non è semplicemente la realizzazione di un dato di giustizia, questo è ciò che la legittima, ma poi la proprietà privata ha anche degli aspetti
come dire, che la rendono necessaria affinché l'uomo possa adempiere pienamente alla propria umanità. Ci veniva ricordato che ogni diritto in qualche modo si radica su un dovere. Benissimo, l'essere umano ha il dovere di mantenersi nell'essere, quindi procurarsi il cibo, procurarsi il vestire, procurarsi un luogo dove, cioè provvedere a sé e provvedere alla propria famiglia. Siccome questo dovere è un dovere personale, io devo avere i mezzi necessari per adempiere a questo dovere. Vedete anche qui come siamo stati invece abituati a ragionare male. Se io dicessi, non a voi che magari siete un pubblico qualificato, ma per strada, se io dicessi questo mi direbbero, no, uno non è che deve provvedere lui a sé e alla sua famiglia, se uno, cioè, insomma, c'è l'assistente sociale, c'è il comune, c'è l'ufficio, non so, dei problemi, non so quale, no, siamo stati abituati a ragionare male, cioè non è compito del comune o compito dello Stato provvedere a mantenere le persone, è compito personale di ciascuno, cioè ciascuno deve provvedere a sé e alla propria famiglia. Ed è un dovere personale, quindi ciascuno deve provvedere ad avere i mezzi necessari per essere in grado di vivere lui e far vivere la sua famiglia. Quindi vedete, nuovamente è necessaria la proprietà privata. Ma c'è un ulteriore elemento: se io ho i beni necessari per sopravvivere io, per vivere io e per fare vivere la mia famiglia, questo mi rende un uomo libero. Ovviamente la libertà in ultima analisi c'è in qualunque condizione, perché è ontologica nell'uomo, quindi anche chi è giuridicamente schiavo resta comunque libero, perché l'essere umano è libero ontologicamente, cioè ha una volontà che è in grado di fare o non fare, fare questo o fare quello su propria decisione. Però da un punto di vista socio-economico, potremmo dire così, la libertà passa attraverso l'essere autonomi dal punto di vista del sostentamento. Se io ho di che mangiare, di che vestirmi, dove abitare, ho come mantenere la famiglia, eccetera, ho un grado di libertà notevolmente maggiore rispetto a colui che per vivere deve dipendere da qualcun altro. Questo è ovvio. Quindi la proprietà privata è anche uno strumento di libertà, anzi è il fondamentale strumento di libertà. E quindi attentare alla proprietà privata, sminuire la proprietà privata, limitare la proprietà privata, diventa anche un attentato alla libertà. Cioè si è sempre meno liberi se si è limitati nella proprietà privata. Pensate solamente al discorso dell'imprenditoria. Se uno è imprenditore, cioè diciamo la sua vita economica dipende dalla sua abilità professionale, lavorativa, eccetera, è molto più libero di chi invece dipende dalle scelte di qualcun altro, questo è evidente. E anche questo, vedete, torna di nuovo alla proprietà privata. Ma poi la proprietà privata ha un altro elemento fondamentale. La Chiesa, la dottrina sociale della Chiesa, ha sempre sottolineato l'importanza di una specifica, cioè di tutta la proprietà privata è un diritto naturale, ma i papi hanno sottolineato soprattutto c'è una certa tipologia di proprietà privata, e cioè la casa e, potremmo dire così, ciò che è necessario per la vita. Quindi una volta si sarebbe detto il podere, oggi non siamo più tutti agricoltori, quindi magari non solo il podere, oggi potremmo dire l'attività d'impresa, eccetera. Però diciamo la casa e il podere per intenderci. Quindi la Chiesa ha sempre sottolineato che la società migliore è quella dove il maggior numero possibile di persone è proprietaria della propria casa e del proprio podere. Quindi io vivo e lavoro su cosa mia. C'ho la mia terra, c'ho la mia casa, c'ho le mie cose e mi gestisco da me. Questo, oltre che essere fonte di libertà, è anche fonte di radicamento. Provate a pensare bene. Se io sono proprietario di una casa e di un podere, cioè della terra, la mia esistenza si radica in un luogo e molto probabilmente non solo la mia, ma anche quella dei miei figli, dei miei nipoti, dei miei pronipoti, perché c'è anche la dimensione familiare della proprietà. Quindi la proprietà privata, soprattutto la proprietà della casa, diciamo, e del podere, sempre con la precisazione che ho fatto prima, genera radici, cioè genera il radicamento di una famiglia in una storia, in un territorio, in una, diciamo, tradizione, un certo modo di vivere, un certo modo di parlare, certi usi, certi costumi, eccetera, eccetera.
Quindi anche qui attentare alla proprietà privata in fondo significa tentare di rendere gli uomini senza radici. Se io non possiedo nulla, non sono vincolato a nessun luogo e a nessuna condizione particolare. Provate a pensare. Se io sono proprietario di una casa e di un podere, molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, vivrò lì. Se è casa mia, se è il mio podere, vivrò lì. E quindi se vivrò lì, mi radicherò lì, in quel luogo, che non è solamente il luogo inteso in senso geografico, ma è anche il luogo inteso come una certa cultura, un certo dialetto, una certa abitudine, eccetera, eccetera. E se poi questa proprietà si tramanda nelle generazioni, il radicamento diventa tradizione di famiglia. Tutti noi probabilmente abbiamo nella mente, o magari lo siamo anche noi stessi, appartenenti a una famiglia, oppure abbiamo degli esempi attorno a noi, di famiglie che magari da secoli vivono sempre in uno stesso luogo. Pensate alle famiglie contadine, di solito non si spostano, è difficile che un contadino si sposti, perché c'ha la terra lì. O pensate chi ha l'impresa a conduzione familiare, ci sono imprese che esistono da secoli, una certa attività che magari esiste da 200 anni, da 300 anni, quindi vuol dire che quella famiglia è radicata in quella bottega, in quel quartiere, in quella realtà lì, eccetera, eccetera. Quindi questo cosa comporta? Comporta che le persone mettono radici e quindi hanno un'identità forte. Perché la nostra identità dipende dalle nostre radici. Se io ho delle radici forti, cioè sono ben ancorato a una storia, un luogo, anche una lingua, cioè parlo un certo dialetto, ho un certo modo di ragionare, ho certi legami attorno a me, eccetera, sono forte, ho un'identità forte. Se io invece sono uno sradicato, cioè sono uno che sta 6 mesi qua, 1 anno là, 3 mesi là via, cioè come ci vogliono fare vivere, perché l'idea del non possiederai nulla e sarai felice porta con sé anche non avrai le radici, perché sarai continuamente, se tu non possiedi nulla, non hai una ragione per stare in una città piuttosto che in un'altra, perché se tutto è sharing, cosa mi cambia? Adesso sono a Staggia, fra un mese posso essere a Milano, dopo posso essere a Londra, dopo posso essere a Parigi, dopo torno in Italia, dopo vado da un'altra parte, cioè non c'è un motivo per mettere radici, perché non ho una casa, non ho un'azienda mia, della terra, non ho niente. Addirittura nel loro disegno, in questo disegno qui non possiederai nulla, si dice proprio nulla, cioè nemmeno i vestiti, per cui non è neanche uno che dice beh, però spostarmi mi crea la scocciatura che devo organizzare il trasloco, non ci sarà più neanche quel problema lì, perché se i vestiti tu li prendi a noleggio, più prenderli a noleggio a Roma che prenderli a Parigi, cosa ti cambia? La macchina non è tua, la casa non è tua, i vestiti non sono tuoi, i mobili non sono tuoi, eccetera, perché devi stare in un posto piuttosto che in un altro? E quindi si crea una umanità senza radici. Mentre invece la proprietà privata porta ad avere radici, ti fissa in un luogo. E in modo particolare la proprietà privata che si trasmette per eredità. Ecco allora l'importanza della trasmissione ereditaria della proprietà. E qui viene un altro punto che desidero sottolineare con voi. La dottrina sociale della Chiesa ha sempre sottolineato che la proprietà privata è per il bene del proprietario, cioè per il suo mantenimento, ma anche a pari per il mantenimento della famiglia. Quindi la dimensione familiare della proprietà privata è essenziale. E questo non lo dobbiamo mai dimenticare. Anche qui noi siamo stati abituati a ragionare male, ma non da oggi, da un bel po'. Perché noi purtroppo siamo tutti un po' figli del codice napoleonico, cioè tutta l'Europa di fatto ha rimpostato il diritto sulla base del codice napoleonico, ma il codice napoleonico a sua volta è figlio della rivoluzione francese, quindi ha diciamo cambiato completamente il quadro giuridico dell'Europa, che invece prima della rivoluzione francese era ancora quello medievale, quello nato dall'esperienza della civiltà cristiana. Ebbene, qual è la grossa differenza sulla proprietà privata tra il prima e il dopo? Beh, ce ne sono infinite, però su questo punto, ecco, ad esempio, noi oggi siamo abituati a concepire la proprietà privata come qualcosa di legata all'individuo, cioè la proprietà privata è qualcosa di individuale. Prima della rivoluzione francese non era assolutamente così. Molte proprietà private non erano individuali, erano ad esempio familiari, cioè appartenevano a una famiglia
e non potevano essere rotte, cioè uno non poteva dire io me ne tiro fuori. Tu avevi quei beni in quanto eri di quella famiglia, ma i beni erano della famiglia nel suo insieme, per esempio. Quindi era proprio un altro modo di intendere le cose. C'erano beni che si trasmettevano da secoli e secoli dentro una stirpe, dentro una famiglia, e questo radicava una famiglia a un bene che poteva essere di solito un bene terriero, un bene agrario, quindi dei possedimenti terrieri. Allora, capiamo questo, capiamo anche come si è costruita la civiltà attorno a noi. Quello che noi vediamo attorno a noi nasce anche da questi fattori materiali. Certo, l'ispirazione più alta sono le questioni, diciamo, più spirituali, ma ci sono anche questi fattori materiali, cioè famiglie che avevano la loro vita ancorata a una proprietà, che di solito appunto era la terra, per secoli, ma molti secoli. È l'esatto contrario della direzione dove stiamo andando noi, dove non solo non c'è più questo vincolo familiare, quindi di stirpe, ma ormai si tende a sciogliere anche il vincolo individuale, perché appunto si dice che anche l'individuo ormai non deve possedere più. Allora veniamo a quali sono i rischi. Abbiamo detto, insomma, i rischi, come vi dicevo, non vengono dai nemici, quelli di cui ci si aspetterebbe. O meglio, vengono anche da quelli. Se noi abitassimo in Venezuela probabilmente avremmo il problema degli espropri, o se abitassimo, non so, in Sudafrica e fossimo dei proprietari terrieri probabilmente avremmo la paura che ci vengano quelli col mitra a cacciar fuori dalla nostra fattoria. Però siccome non viviamo né in Sudafrica né in Venezuela, il nostro principale problema non sono né i mitra né gli espropri marx-leninisti. Il nostro problema qual è? Il nostro problema è che si è voluto, perché dietro c'è una precisa volontà, si è voluto sfavorire in tutti i modi la proprietà. Cioè c'è una pressione sia normativa, le leggi, che cultural-sociale, che rende sempre meno attraente, sempre meno conveniente la proprietà. Pensate solamente alla casa. Chi di voi ha una casa di proprietà, immagino che se la sia comprata con dei soldi su cui aveva già pagato le tasse. Quindi uno dovrebbe dire, beh, lo Stato dovrebbe quantomeno lasciarmi in pace, ma addirittura mi dovrebbe premiare, perché mi dovrebbe dire tu hai risparmiato, al posto di andare a gozzovigliare hai messo i soldi da parte, ti sei comprato la casa, comprandoti la casa non mi vieni a bussare alle porte al comune magari per chiedermi la casa popolare, ma ce l'hai la casa tua, di quel pezzo di terra di cui sei proprietario te ne curi tu, quindi anche fai una cosa buona per la collettività, perché tieni falciata l'erba, poti gli alberi, sistemi, eccetera. Quindi lo Stato dovrebbe batterti le mani e dirti bravo. Invece non solo non ti batte le mani, ma ti fa tutto il possibile. E le tasse, i vincoli, adesso avrete sentito senz'altro le genialate europee, quelle sulle case green. Ecco. Allora, fra un po' uno non potrà più neanche affittare o vendere casa propria se non è dentro lo schemino stabilito dall'Unione Europea per l'agenda green. Ecco. Quindi la proprietà è sfavorita, perché io ho casa di proprietà e vengo bastonato. Se io invece non ho la casa di proprietà, non ho tutte quelle bastonate lì, perché la casa non è mia, la prendo magari in affitto o la cosa e non ho quel problema. E questo vale un po' per tutto, fra un po' si arriverà così anche per le automobili, perché provate a pensare, se io inizio a mettere tutta una serie di vincoli sempre più stringenti, cosa porto come risultato? Che la gente dice, ma chi me lo fa fare di comprarmi l'auto? Se io devo cambiare l'auto ogni 2 anni perché mi cambiano le regole, quindi quella che era modernissima 2 anni fa diventa obsoleta 2 anni dopo e non posso più circolare in città, se no mi becco 1.000 euro di multa. Io cosa faccio? Cambio ogni 2 anni la macchina spendendo cifre che non riesco a permettermi? Arriva un punto in cui non mi compro più la macchina. E ci sarà quello che ti dirà, beh, che problema c'è? C'è lo sharing, c'è l'auto, ci sono i parcheggi pubblici delle auto, tu vai, prendi quando ti serve, la riconsegni, fai un abbonamento, paghi l'abbonamento per avere l'utilizzo delle autovetture e noi non avremo più l'automobile. E quindi ci muoveremo con le auto in sharing, ma muoversi con le auto in sharing vuol dire che non è più tua, non decidi più tu.
perché il giorno che te la vogliono dare te la danno in sharing, il giorno che ti chiudono il parcheggio perché hanno deciso di chiuderlo, tu la macchina non ce l'hai più. E così la casa, e così tutto. Quindi c'è una forte pressione normativa e anche culturale, direi, oltre che normativa, c'è una pressione per, in qualche modo, rendere la proprietà privata qualcosa di fastidioso, pesante, che ti crea problemi, che in qualche modo saranno gli stessi cittadini a non volerla avere più. Il colpo di genio, diciamo, di chi è all'opposto di noi, è che, non, ripeto, non c'è bisogno che ti venga a casa col mitra, perché sarai tu a non volere più avere la proprietà. Perché sarà talmente tanto scocciante averla, ci saranno talmente tante norme, contronorme, regole, regoline, tasse, controtasse, problemi, controlli, eccetera, che sarai tu a dire: ma chi me lo fa fare? Ma chi me lo fa fare? E questo è un punto. Poi c'è l'altra questione, su cui volevo dirvi, che è la questione fiscale, che si lega strettissimamente con la proprietà privata. Perché? Perché uno dice: beh, ma noi non viviamo nel comunismo. Il comunismo era l'Unione Sovietica, non so, nei paesi dell'Est, eccetera, adesso c'è in Cina, ma noi non viviamo nel comunismo. Sì, è vero, formalmente, però se abbiamo detto che i frutti del lavoro spettano a chi lavora, benissimo, tutti voi immagino lavorate, bene. Quello che voi producete col vostro lavoro, ve lo mettete in tasca voi, il 100%, ma neanche il 90%, ma neanche l'80%, ma neanche il 70%, ma neanche il 60%. Ecco, più di metà di quello che producete voi lavorando se lo intasca lo Stato. Quindi voi lavorate più di 6 mesi all'anno per lo Stato. Se questo non è una forma di esproprio, non è l'esproprio col mitra. Anche se provate a non pagare le tasse, vi arriva la finanza, magari non col mitra, ma comunque vi arriva. Ecco, cioè è una forma di esproprio che vi porta via più di metà di quello che voi avete prodotto. Senza contare tutto il resto, perché quello è sul prodotto del vostro lavoro, ma poi se avete una casa è tassata anche quella, se avete un'auto è tassata anche quella e così via. Ma stiamo sul lavoro, quindi quello che voi producete, più di metà se lo mangia lo Stato. Quindi la proprietà privata già è dimezzata e siamo già in un clima di assoluta ingiustizia, perché abbiamo detto la giustizia è dare a ciascuno il suo. Bene, i frutti del lavoro spettano a chi ha lavorato, ma se io lavoro e più di metà dei frutti del lavoro se li prende qualcun altro, siamo in aperta ingiustizia. E uno potrebbe dire: ma le tasse sono sempre esistite. La comunità politica deve pur sostentarsi in qualche modo, deve essere un bilancio pubblico, certamente sì, e difatti la Chiesa ha sempre affermato la legittimità delle tasse e delle imposte, ma a precise condizioni. La dottrina sociale della Chiesa è chiarissima su questo punto. Lo Stato, o chi per lui, o l'Unione Europea, o la Regione, adesso non fa differenza, diciamo l'autorità pubblica, non ha un diritto indiscriminato sui beni privati dei suoi cittadini. Innanzitutto va precisato quello: i beni privati appartengono al proprietario, non appartengono allo Stato, quindi non sono una sorta di gentile concessione dello Stato. Quindi anche le tasse non sono un diritto diretto e immediato dello Stato. Cosa vuol dire diretto e immediato? Ad esempio, diretto e immediato è il diritto del proprietario. Io su casa mia ho un diritto diretto, perché diretto e immediato, cioè non c'è una mediazione tra me e la mia proprietà. Io dispongo della mia proprietà. Lo Stato non ha un diritto diretto e immediato sui beni dei suoi cittadini. Lo Stato ha un diritto indiretto e mediato. Perché? Perché lo Stato ha il diritto, questo sì che ce l'ha, di chiedere ai propri cittadini una collaborazione per le funzioni che deve svolgere. Questo sì, cioè l'autorità politica, siccome svolge delle funzioni, che sono ad esempio amministrare la giustizia, garantire l'ordine pubblico, garantire, non so, la rappresentanza diplomatica, garantire, so, la difesa dei confini, cioè tutte le funzioni, diciamo, dell'autorità pubblica. Bene, per queste funzioni l'autorità politica ha il diritto, questo sì,
l'autorità pubblica ha il diritto e i cittadini hanno il dovere di collaborare, cioè i cittadini devono concorrere alle funzioni, diciamo, dell'autorità pubblica, ma solo a quelle. Cioè l'autorità politica non può chiedere di più di quello che serve per le sue funzioni proprie. E le funzioni proprie dell'autorità pubblica sono l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia, la difesa dei confini, la rappresentanza di... cioè le funzioni proprie dell'autorità pubblica, non altro. Quindi una pressione fiscale ragionevole per garantire queste funzioni, vogliamo esagerare il 10%? Ma esagerare. Quindi una tassazione legittima è una tassazione sotto o pari al 10%. Tutto quello che è di più è abusivo. Ma non perché lo dico io, perché l'autorità pubblica prende dai cittadini per fare cose che non è sua competenza fare. Un esempio tra tutti, la scuola. So che qui gioco in casa, ma insomma. Cioè, la scuola non è compito dello Stato. Quindi il fatto che lo Stato mi chieda le tasse per poi mantenere le scuole pubbliche è una follia, perché è compito dei genitori educare i figli, non dello Stato. Allora vedete che anche qui è un cortocircuito maligno, perché io ti tolgo soldi a te e quindi togliendoti soldi ti tolgo libertà, perché riduco la tua proprietà privata. E con i soldi che ti ho sottratto faccio quello che dovresti fare tu, e quindi ti tolgo ancora altra libertà, capite? Con i tuoi soldi che ti ho preso faccio io quello che dovresti fare tu, solo che siccome lo faccio io Stato e non te lo lascio fare a te genitore, ti tolgo anche la libertà di fare quello che dovresti fare come genitore. Però lo faccio con i tuoi soldi, quindi è una duplice sottrazione di libertà. Riduco la tua proprietà privata e ti riduco il tuo ruolo di genitore. E si potrebbero fare altri 100.000 esempi. Quindi la pressione fiscale è un punto fondamentale, è l'inizio dell'attacco alla proprietà privata. Dopo adesso ci saranno altre modalità, forse ancora più insidiose, però la ipertrofia fiscale, cioè l'aumento della pressione fiscale e l'aumento della azione dello Stato nella vita diciamo, della gente, è la via attraverso cui da molto tempo si è manomessa l'idea classica di proprietà privata. E sulla questione della pressione fiscale bisogna insistere, perché è un tema che anche tra noi cattolici si fa fatica ad affrontare. Perché c'è sempre l'idea che uno si sente in colpa, dice ma le tasse è un dovere pagarle, ma insomma lo Stato deve pur fare le... Sì, ma lo Stato, ripeto, ha il diritto di chiedere ai suoi cittadini la collaborazione per le sue funzioni proprie, non per altro. E poi ci sono anche altri criteri. Per esempio lo Stato deve utilizzare il denaro pubblico esclusivamente per attività che siano legittime. Quindi ogni qualvolta lo Stato utilizza il denaro pubblico per delle azioni che non solo non sono legittime, ma sono addirittura gravemente immorali, sta facendo anche qui una duplice violenza, perché sottrae al cittadino una quota parte della sua proprietà e poi la utilizza per qualcosa di gravemente immorale. Non serve che vi faccia almeno due esempi classici. L'interruzione volontaria di gravidanza pagata col denaro pubblico. Voi sapete che in Italia le interruzioni volontarie di gravidanza, ovvero sia l'aborto, è pagato dallo Stato, cioè pagato da tutti noi con le tasse. E l'altro esempio è la cosiddetta rettifica chirurgica di sesso, cioè le operazioni che fanno i transessuali per, tra virgolette, tra molte virgolette, diventare dell'altro sesso. In realtà non diventano dell'altro sesso, perché se uno è maschio resta maschio, se uno è femmina resta femmina, ma diciamo vanno a modificare i caratteri esterni del corpo per sembrare maschio o sembrare femmina. Ebbene, quel tipo di operazioni lì non se le pagano mica loro, sono pagate interamente 100% dal sistema sanitario nazionale, cioè dalle nostre tasse. Quindi quando voi vedete, non so, anche in televisione che intervistano, non so, il transessuale di turno, quello gli abbiamo pagato noi l'operazione, le operazioni, e così appunto le interruzioni volontarie di gravidanza. Quindi anche questo è un esempio, ma si potrebbero fare 100.000 altri esempi, per dire come lo Stato non è che può fare quello che vuole e io devo comunque pagare le tasse perché è un mio dovere, no?
io ho il dovere di contribuire all'azione propria dell'autorità politica e l'autorità politica ha il diritto di chiedermi la collaborazione per ciò che è la sua stretta competenza. Tutto quello che è di più o addirittura di contro il bene è nella piena illegittimità. Quindi anche qui si aprirebbero poi tante cose, ci sarebbero mille e mille questioni da affrontare, il tempo scorre, quindi vado a concludere. Per esempio la dottrina classica, quindi parlo i teologi morali anche dei secoli passati, eccetera, avevano elaborato diverse analisi su questi problemi, cioè erano stati affrontati bene. Per esempio c'è il discorso della compensazione occulta, so quanti di voi ne hanno mai sentito parlare. Faccio un esempio. Lo Stato mi chiede le tasse per pagare la scuola statale. Io mando mio figlio alla scuola parentale oppure a un'altra scuola, diciamo, di mia scelta. Ora, i soldi che io non dovrei pagare allo Stato, ma che invece lo Stato mi impone di pagare, e quello che io invece realmente spendo per l'istruzione di mio figlio, io da un punto di vista morale, non sto dicendo che la finanza non vi faccia i controlli, la finanza ve li fa lo stesso i controlli, per cui uno deve essere anche furbo a non farsi scoprire, ma da un punto di vista morale, quindi della legge morale, io non faccio assolutamente peccato, anzi è un mio diritto, quello di compensare occultamente, cioè senza dirlo, i due piatti della bilancia. Quindi se io, per dire, non so, calcolo che per l'istruzione di mio figlio spendo, non so, 3.000 euro all'anno, bene, io cercherò di non pagare le tasse per 3.000 euro. Molto semplicemente. E questo non solo sulla scuola, su tante altre cose. Per dire, vado a fare la sanità. Se io vado da un medico di mia fiducia e pago la parcella del medico, perché io ho diritto ad andare dal medico che scelgo io, di cui mi fido io. Benissimo, quanto pago la parcella? Non so, 200 euro. Quante volte vado da sto medico in un anno? Tot volte. Benissimo, io quei soldi lì cercherò di non pagarli di tasse. E si potrebbero fare 100.000 altri esempi. Proprio perché lo Stato non ha il diritto di chiedermi più di quello che serve per le sue funzioni proprie, che sono, ripeto, a scanso di equivoci, ordine pubblico, amministrazione della giustizia, difesa dei confini, rappresentanza diplomatica, eccetera, non altro, non redditi di cittadinanze, scuole statali e compagnia danzante, insomma. Ecco. Bene, sarebbero 100.000 altre cose da dire, ma il tempo è finito, quindi io direi che se sono domande o altro. Ah no, prima di tutto, lì c'è il banchetto con i libri, quindi io vi accennavo ad alcune iniziative dell'osservatorio, lì troverete sia il 14° rapporto sulla dottrina sociale della Chiesa, quindi quello dedicato proprio alla proprietà privata, con contributi di diversi autori, insomma, tra cui anche un saggio del cardinale Müller, quindi insomma contributi di grande valore, e poi troverete anche gli atti di un convegno della serie San Tommaso e la dottrina sociale della Chiesa, in cui c'è un mio saggio sulla questione fiscale, quindi in cui dico le stesse cose che vi ho detto a voi, ma in maniera molto più dettagliata, perché sono un certo numero di pagine di saggio. Bene, questo invece purtroppo ho solo una copia che è la mia, ma se qualcuno fosse interessato al bollettino va sul sito del Vantuan e lo chiede, insomma, ecco. Bene, sono domande o altro? Se avessi diritto al reddito di cittadinanza, farei bene moralmente parlando a fare la richiesta per averlo? Bella questione. Allora adesso diciamo così, adesso cercherò di dare una risposta un po'... Allora, diciamo che da un punto di vista di principio il reddito di cittadinanza non ci dovrebbe essere. Cioè lo Stato non ha il compito di sovvenzionare, di mantenere, di stipendiare i cittadini, se non quelli che lavorano per lo Stato. Cioè se uno fa il poliziotto è chiaro che deve essere stipendiato, ma è stipendiato perché fa il poliziotto, ma non uno in quanto cittadino deve essere mantenuto dallo Stato. Ognuno deve provvedere a sé. Questa è la risposta, diciamo, generale. Sul caso singolo, a me verrebbe da dare una risposta che è quasi una battuta. Visto che lo Stato è il nostro principale nemico, tra virgolette, cioè nel senso che è quello che ci mette le mani in tasca con più frequenza, mi verrebbe da dire tutto quello che riusciamo a riprenderci forse non è poi sbagliatissimo riprendercelo, però è una risposta che è quasi una battuta, perché in realtà andrebbe rifiutato il principio in sé di un reddito di cittadinanza, chiaramente.
Quali sono i rischi sulla libertà? Se tutto è di nessuno, in teoria nessuno comanda e mi impedisce di usare un bene, come questa filosofia intenderebbe controllare, produrre, mantenere quei beni che occorrono? È una bellissima domanda. Allora, in questo, che purtroppo ho solo una copia, se no in questo bollettino qui c'è, tra i vari contributi, ce n'è uno molto molto interessante di José Antonio Ureta, che è questo pensatore latinoamericano che però vive a Parigi, quindi insomma ha un'esperienza internazionale. E lui dice che il tratto più caratteristico della proprietà privata, ed è anche il motivo per cui viene odiata così tanto, è che la proprietà privata porta in sé l'idea di signoria. Il proprietario è dominus dei suoi beni. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che il proprietario è un piccolo re, è un signore di casa sua, del suo podere, dei suoi beni, e questo è inaccettabile per una certa mentalità. Quindi la proprietà privata viene detestata, viene odiata, perché nella proprietà privata è insita l'idea di signoria. E questo risponde in parte alla domanda, perché ci vuole creare un modello di vita umana in cui non c'è più la signoria delle cose cioè la signoria della propria casa, della propria terra, della propria... È un'idea, in fondo è la realizzazione, se voi ci pensate bene, è la vera realizzazione del comunismo. Ma quello vero, cioè quello filosofico di Marx, non quello cialtronesco di qualche dittatore col colbacco in testa. Cioè qui non siamo al comunismo appunto col Kalashnikov, è il comunismo filosofico, cioè l'idea del completo livellamento e in qualche modo di una sorta di scioglimento di tutto quello che è appunto signoria, responsabilità, autogoverno, responsabilità di sé, cioè io sono io che devo prendermi cura di me, della mia famiglia, per una sorta di società tipo allevamento di polli. Cioè se non c'è più la proprietà privata, cosa succede? Succede che c'è tipo lo stato di stato selvaggio, cioè in cui ognuno va. No, loro non hanno in testa questo, non c'è, il modello non è quello lì. Il modello è sostanzialmente quello di una concentrazione dei beni in pochissime mani, che di fatto non si riesce più neanche a capire se sono pubbliche o private, perché quando c'è di fatto un tale intreccio potrebbe essere un privato che controlla il governo o il governo che genera una qualche... Cioè, comunque in pochissime mani, anonime, cioè nel senso che non c'è più il signor Pinco Pallo proprietario, è un indistinto così, e di fatto la gente è semplicemente un consumatore di un certo servizio. Questa è l'idea. Cioè tu non sei più responsabile di qualcosa, non sei più gestore di qualcosa, sei semplicemente colui che usufruisce di un servizio. E questa è la logica. Ma noi la vediamo già per tanti aspetti già in essere. Per esempio, tutte le volte che noi acquistiamo non un bene, ma l'uso parziale di un bene, noi stiamo dentro questa logica. Cioè io non ho più la disponibilità di quel bene, cioè se io sono proprietario della penna, io con la penna ci posso scrivere una poesia, ma ci posso anche scrivere i conti della spesa, ma ci posso anche, non so, usarla per tamburellare sul tavolo, cioè, la penna la gestisco io. Ma se io invece acquisto l'utilizzo di un certo strumento per un certo momento e che mi consente di fare solo quella cosa lì, cioè acquisto la possibilità di fare la lista della spesa, io in quel caso lì non sono più proprietario né della penna né della carta né di, ma semplicemente sto acquistando l'utilizzo di una certa cosa per quella determinata cosa lì. Quindi io non ho più il controllo di nulla di reale. E voi moltiplicate questo all'infinito, cioè fino a comprendere tutti gli aspetti della vita, e si inizia a capire qual è l'orizzonte. Ecco perché non possiederai nulla e sarai felice. Perché di fatto quella slogan lì era accompagnato, se voi vi ricordate, da anche una pubblicità in cui una
Vediamo se lo trovo il nome, così vi dico il dato preciso, perché c'era anche il nome di questa deputata del Parlamento europeo. Eccolo qua, Ida Auken. Allora, questa Ida Auken, che dal cognome direi nord europea, era la testimonial, cioè la frase era 2030 non possiederai più nulla e sarai felice. E questa Ida Auken si è prestata come testimonial. E lei faceva vedere, lei diceva, anzi anche qui vi leggo così sono preciso, diceva, vediamo se lo trovo, eccolo qua, benvenuti, qui sto leggendo quello che questa Ida Auken, eccolo qua, ex ministro della Danimarca e deputata socialdemocratica, lì c'è cioè del Parlamento europeo, eccetera. Questa qui diceva, benvenuti nel 2030, proprio sto leggendo tra virgolette, testuali parole, benvenuti nella mia città, o forse dovrei dire la nostra città, non ha specificato quale, perché era ovviamente una pubblicità. Non possiedo nulla, non ho un'auto, non ho una casa, non posseggo alcun elettrodomestico o vestito. Potrebbe sembrarvi strano, ma tutto ciò ha perfettamente senso per noi in questa città. Tutto ciò che voi consideravate un prodotto, ora è diventato un servizio. Abbiamo accesso ai trasporti, agli alloggi, al cibo e a tutto ciò di cui abbiamo bisogno nelle nostre vite quotidiane. Poco per volta, tutte queste cose sono diventate gratuite, quindi non ha senso per noi averne tante. Nella nostra città non paghiamo alcun affitto, perché quando non ne abbiamo bisogno qualcun altro utilizza il nostro spazio libero. Il mio salotto viene usato per gli incontri di lavoro quando io non ci sono. Shopping, punto di domanda, non riesco a ricordare cosa sia. Per molti di noi si è trasformato nelle scegliere le cose da usare. A volte lo trovo divertente, altre volte, sentite bene, che sia l'algoritmo a farlo per me. Conosce i miei gusti meglio di me. Di tanto in tanto mi infastidisce il fatto di non avere una vera privacy. Non posso andare da nessuna parte senza venire registrata. So che da qualche parte ogni cosa che faccio, penso o sogno viene registrata. Spero soltanto che nessuno la usi contro di me. Tutto sommato è una bella vita. Questo lo diceva appunto Ida Auken, ex ministro della Danimarca e deputata del Partito Socialdemocratico. E questo è quello che ci stanno apparecchiando. Però insomma noi dobbiamo un po' complicargli la vita e fare in modo che non gli riesca così facile di apparecchiarcelo, insomma. Ecco. Due elementi, dubbi. Se pochi accumulano molto, per molti non resta nulla. Come si risolve? È vero, è un problema anche quello, cioè la iperaccumulazione. E anche su questo la dottrina sociale ovviamente non è che ha una risposta, come dire, operativa, perché la dottrina sociale non ha il compito di fornire ricette pratico-pratiche. Ovviamente si tratta di una dottrina teologica, la dottrina sociale della Chiesa appartiene all'ambito della teologia morale, quindi dà i principi, non è che si mette a dire fai quella legge, fai quell'altra, eccetera. Cosa dice la dottrina sociale? La dottrina sociale dice che si deve favorire la maggior diffusione possibile della proprietà privata. Quindi, diciamo così, la società migliore è quella dove il maggior numero possibile di persone è proprietaria della propria casa, del proprio podere, con il significato che vi dicevo prima, cioè della propria fonte di sussistenza. Come si fa questo? Ovviamente la dottrina sociale non è che, ti ripeto, dà la risposta concreta, però ci sono stati tanti esempi nella storia. Voi provate a pensare, se non fossero lecite, cioè giuridicamente lecite, le società anonime di capitale. Faccio solo questo esempio qui. Cioè se la legge dicesse la responsabilità dell'azienda è sempre e comunque di una persona fisica, non ci può essere una società anonima di capitale. Già questo di fatto renderebbe, non dico impossibile, ma molto più complicato l'ipercapitalismo, perché alla fine l'imprenditorialità sarebbe sempre di un individuo, cioè Tizio che si compra la fabbrichetta, Caio che fa il capannone e Sempronio che apre la catena dei supermercati, ma sempre una responsabilità della persona fisica. Capite?
Quindi ci sono i modi per, in qualche modo, non dico impedire in assoluto, ma rendere meno facile la l'ipertrofia di un capitalismo che va ad assorbire la gran parte dei beni e quindi a lasciare la maggior parte della popolazione senza beni. Dopo, la ricetta perfetta non è di questo mondo, ci sarà sempre qualcosa che si può fare meglio o correggere. Però l'importante è avere chiaro il principio. La dottrina sociale dice: si deve promuovere la maggior diffusione possibile della proprietà privata. Quindi, ad esempio, si deve favorire la proprietà della casa, l'esatto contrario di quello che si fa oggi. Cioè, una azione politica mossa dai principi della dottrina sociale della Chiesa dovrebbe fare tutto il possibile per favorire la proprietà della casa, per favorire, ad esempio, le imprese a conduzione familiare. Perché? Perché se ogni famiglia ha la sua impresetta, tutti sono proprietari della loro fonte di sussistenza e quindi c'è la massima diffusione possibile della proprietà privata. Se la famiglia è numerosa, nelle generazioni successive non basterà al sostentamento il bene iniziale. Beh, è ovvio, ma si presume che ogni generazione lavori, cioè non è che ha lavorato il nonno, dunque per 5 generazioni stiamo a girarci i pollici. Quindi quello che ha fatto il nonno ha iniziato il nonno, poi faranno i genitori, poi faranno i figli, cioè ogni generazione deve lavorare, produrre e crearsi una sua proprietà. Però è importante l'ereditarietà, cioè non è magari sufficiente, ma è importante. Cioè, quindi ogni qualvolta voi sentite dei politici che parlano contro l'ereditarietà, per cui dicendo ma non è giusto che uno erediti perché se uno è figlio del ricco non è giusto. No, come non è giusto? Ognuno di noi ha ereditato quello che è dai propri genitori. Se io fossi nato in Cina parlerei cinese, sono nato in Italia parlo italiano, quindi io ho ereditato la lingua, la cultura dai miei genitori e quindi eredito anche quello che i miei genitori hanno prodotto, se hanno una casa, se hanno dei terreni. Cioè la ereditarietà dei beni è il modo che gli uomini hanno per far sì che una certa proprietà non sia legata solamente all'individuo, ma sia a bene di una famiglia, di una stirpe. Questo è fondamentale. Quindi anche sul discorso, per esempio, delle tasse di successione ci sarebbe molto da dire. In Svizzera quasi nessuno ha l'auto, se non con noleggio, eppure viaggiano in belle auto. Si può pensare che sia meglio. Ma dipende qual è il criterio. Il criterio da un punto, la sharing economy non è che ci dà come prospettiva quello della miseria. Il problema non è la miseria, dopo può essere che arrivi anche quella, ma non è direttamente collegata. Cioè non è che la sharing economy vuol dire miseria. La sharing economy semplicemente vuol dire un paradigma socio-economico in cui la proprietà non è più personale, non sei più te proprietario della tua casa, della tua auto, dei tuoi vestiti e quindi sei infinitamente meno libero, molto semplicemente. Non è detto che tu abbia una vita meno comoda, può essere ce l'hai anzi anche più comoda. Quello che vi dicevo lì di questa ex ministro danese, lei presenta una vita comoda, perché se io non ho, in fondo è la vita del nulla facente. E provate a pensare, questa qui ha detto, quello che vi ho letto prima, che il suo sogno, perché lei lo presenta come un suo sogno, nel 2030 una città in cui non c'è più la proprietà della casa, non c'è più la proprietà dell'auto, non c'è più la proprietà dei mobili, non c'è più la proprietà degli elettrodomestici, non c'è più la proprietà nemmeno dei vestiti, e tutto questo è dato gratuitamente. Cioè ho bisogno di un vestito, vado nel magazzino dei vestiti e lo prendo, ho bisogno di una casa, mi viene dato l'alloggio nelle ore che mi serve. Quindi è il paradiso dei fannulloni, perfetto, bellissimo, però dobbiamo chiederci, il nostro modello di vita è la vita comoda da fannullone o abbiamo qualche altra prospettiva? Se abbiamo qualche altra prospettiva, un mondo così ci piace un po' poco, insomma, ecco. Che cosa pensa dei dipendenti pubblici, cioè dei dipendenti di scuola, comune, regione, eccetera? Ma è ovvio che le persone sono persone stimabilissime, cioè il problema non è la persona. È chiaro che se c'è un lavoro ci sarà qualcuno anche che lo fa e magari lo fa anche bene. Il problema è a monte, cioè porsi la domanda, ma lo Stato, o meglio neanche lo Stato, l'autorità pubblica, di cosa si deve occupare?
Allora, i dipendenti pubblici ci sono stati in ogni epoca, solo che ce n'erano infinitamente meno, perché se lo Stato si occupasse, l'autorità pubblica si occupasse solo di ordine, sicurezza, giustizia, difesa dei confini, rappresentanza diplomatica, eccetera, quanti dipendenti avrebbe? Se lo Stato si occupa invece di tutto quello che si occupa oggi, è chiaro che ha molti di più dipendenti. Quindi il problema non è la singola persona che magari è una bravissima persona, gentile, competente. Il problema è che lo Stato non dovrebbe fare quelle funzioni lì e non le dovrebbe fare la regione, non le dovrebbe fare la provincia, cioè dovrebbero farle i cittadini che si organizzano liberamente. Come si può rendere appetibile lo sharing se già con il leasing la sconvenienza è assoluta? No, io sono per non renderlo conveniente, quindi cioè non chiedetemi a me come renderlo conveniente. Io sono proprio per la sconvenienza totale, cioè io sono perché uno sia proprietario della sua casa, dei suoi vestiti, della sua auto, del podere, eccetera, eccetera. Potrebbe spiegare qualcosa sul codice napoleonico, su come è arrivato a influenzarci oggi? Sì, volentieri. Cercherò di essere breve perché qui richiederebbe una lezione a sé. Allora, voi sapete tutti che fino alla Rivoluzione francese, grosso modo, perché anche lì poi bisognerebbe dettagliare meglio, ma grosso modo, l'Europa viveva ancora dentro quello schema mentale, quel sistema giuridico che era proprio del Medioevo. Cioè c'era il sistema feudale, c'era il sistema delle corporazioni, era tutto un altro mondo. Con la Rivoluzione francese, in Francia ovviamente, viene abbattuto a quella civiltà, cioè la civiltà cristiano-medievale muore in Francia. E sarebbe morta solo in Francia se la rivoluzione si fosse fermata in Francia. Cosa succede però? Succede che Napoleone, anzi un po' prima, già prima di Napoleone, ma diciamo Napoleone per semplificare, esporta la rivoluzione francese in tutta Europa, perché la Spagna viene sottomessa, l'Italia viene sottomessa, di fatto la Germania viene sottomessa con la Confederazione Renana, insomma non stiamo a complicarci con i nomi, però di fatto l'Europa continentale viene omologata ai risultati della Rivoluzione francese. Il risultato più duraturo della Rivoluzione francese, quello che resterà anche dopo la sconfitta di Napoleone, è il codice napoleonico. Cioè Napoleone cosa fa? Lui, o meglio, fa fare ai giuristi di sua fiducia un codice delle leggi che in qualche modo fissa normativamente questo nuovo modo di essere della Francia, quindi non più basato sulle tradizioni medievali, anche le tradizioni giuridiche, ma una nuova concezione del diritto. Questa nuova concezione del diritto diventa poi la versione dominante in tutta l'Europa continentale, perché dove arriva Napoleone viene imposto il codice, anche a Napoleone sconfitto, purtroppo di fatto quell'impostazione lì non viene più ribaltata, per cui anche i codici che verranno dopo, per esempio non so, il primo codice del Regno d'Italia è di fatto il codice di Napoleone rimaneggiato, quindi di fatto tutto il diritto continentale post-napoleonico è in fondo il diritto napoleonico con qualche variazione. Sul tema della proprietà privata, il codice di Napoleone cosa fa? Diciamo, ridefinisce la proprietà privata. Intanto la Rivoluzione francese, ad esempio, aveva abolito le corporazioni di arti e mestieri. E voi mi direte, cosa c'entra con la proprietà privata? C'entra, perché tutte le attività, ad eccezione di quella agricola, quindi il mondo agricolo diciamo si regolava da sé su altri criteri, ma le attività diciamo oggi noi diremo del secondario e del terziario erano regolate dalle corporazioni. Quindi tutte le botteghe, tutti gli opifici, tutte le cose erano dentro il sistema delle corporazioni. E il sistema delle corporazioni cosa prevedeva? Beh, prevedeva ad esempio un sistema che teneva insieme proprietà, tutela diciamo di chi lavorava e competenze. Per esempio, nel sistema delle corporazioni tu per aprire una bottega dovevi essere un maestro di quell'arte, cioè io per aprire una bottega, non so, di tessitore, dovevo essere un maestro della tessitura, ma per essere un maestro della tessitura io dovevo avere lavorato un certo numero di anni in una bottega di tessitore, avere acquisito tutta una serie di competenze, avere superato, insomma, tutto, cioè dovevo avere
un bagaglio tale di competenze professionali da essere un maestro della tessitura. In quanto maestro della tessitura poteva aprire una bottega. Questo faceva sì che il numero delle botteghe fosse in qualche modo contenuto, cioè che non ci fosse una iperconcorrenza, faceva in modo che non ci potesse essere la concentrazione, perché la bottega era del maestro che l'apriva, non ci poteva essere il ricco di turno che diceva: io apro, non so, la catena delle botteghe, io sono proprietario di 200.000 botteghe, ma io in realtà non sono neanche un tessitore. No, tu per aprire la bottega da tessitore dovevi essere un tessitore. Quindi era un altro sistema, e questo la rivoluzione francese l'ha spazzato via. La rivoluzione francese ha spazzato via il sistema feudale, cioè il sistema che legava la proprietà della terra, o meno neanche la proprietà, diciamo che legava la terra a certe funzioni e quindi in qualche modo vincolava terra a un certo tipo di... La rivoluzione francese ha spazzato via le proprietà collettive. Come vi dicevo prima della rivoluzione francese, molte proprietà private non erano individuali, erano ad esempio cespiti familiari, cioè erano di una famiglia collettivamente intesa, erano per esempio proprietà legate a una comunità. Non so se in Toscana c'è questa tradizione, ma in alcune parti d'Italia ci sono le tradizioni. Per esempio da noi a Trieste si chiamano le comunelle, in Emilia Romagna si chiamano le partecipanze agrarie, insomma hanno vari nomi in giro per l'Italia, ma sono sostanzialmente delle proprietà private, quindi non proprietà pubblica, proprietà privata, ma che appartiene praticamente a una comunità, cioè c'è una comunità di case, cioè quelli che abitano in un certo villaggio sono i proprietari di quel determinato bosco, di quel determinati pascoli, e quindi la proprietà è degli abitanti del villaggio, mettiamo, che quindi possono mandare le pecore a pascolare in quel pascolo, possono, non so, usare l'acqua di quel torrente, cioè si legava la proprietà di un bene a una comunità. E questo era, durante il Medioevo era la norma. Con la Rivoluzione francese viene smantellato questo, e tanti altri esempi. Quindi diciamo, la proprietà privata pre-Rivoluzione francese e post-Rivoluzione francese sono due mondi diversi, sono proprio due mondi. E oggi siamo però nella terza fase, cioè adesso non va più bene neanche la proprietà alla napoleonica, cioè diciamo la rivoluzione francese ha spazzato via la proprietà modello ancien régime, adesso vogliono spazzare via anche la proprietà privata modello Napoleone, insomma siamo un terzo livello. Insomma, ecco. Vale la pena acquistare, che sia una macchina o proprio un podere? Se, come difendersi se poi lo Stato viene ad espropriarcelo? Allora, non saprei come rispondere, nel senso che da un punto di vista, diciamo così, dell'incentivo, io mi sentirei di consigliare a tutti di essere proprietari, perché la proprietà appunto dà libertà, ti dà autonomia, e ti mette anche in un certo stato mentale. Cioè voi provate a pensare, tu sei proprietario di un podere. Quello che tu fai su quel podere, quello che allevi, quello che coltivi, quello che è tuo, ma non è tuo solo materialmente, è tuo perché ci metti la tua creatività, la tua fantasia, le tue idee. Quindi, cioè, la proprietà io la consiglierei a chiunque, cioè di essere proprietario della casa, di un pezzo di terra. Di una casa. Se però uno mi chiede, è economicamente vantaggioso? Beh, al giorno d'oggi non mi sentirei con la stessa certezza di dirgli di sì, cioè probabilmente uno deve farlo nonostante gli svantaggi. Cioè da un punto di vista strettamente economico, io adesso senza voler essere profeta di sventura, ma immagino che nei prossimi anni la pressione contro la proprietà privata aumenterà, quindi sarà sempre più faticoso avere delle proprietà e gestire delle proprietà. Però io comunque lo consiglio lo stesso, cioè consiglio di fare questa fatica di nuotare controcorrente, insomma, ecco. Come consiglierei a chiunque, cioè a chi ha l'attitudine, insomma un giovane, eccetera, di puntare a essere un libero professionista, un imprenditore, cioè a decidere di sé, del proprio lavoro, ad essere autonomo nel proprio lavoro. Ecco, questo è. Sono un po' in crisi. Ah, perché sono lunghe. So che la frase di Gesù si conclude con date a Dio ciò che è di Dio, ma la parte precedente del date a Cesare quel che è di Cesare mi ha sempre messo moralmente in crisi,
di dare indistintamente allo Stato ciò che chiede. Intanto vorrei rispondere qui. Ma è mal compresa la frase. Date a Cesare quel che è di Cesare, non dice date a Cesare qualunque cosa Cesare vi chiederà. Quindi la domanda poi è: dove inizia il peccato di non pagare o pagare meno tasse, cioè fare piccole o grandi evasioni fiscali? Penso di aver risposto anche prima, anzi spero che la Guardia di Finanza non ci ascolti. La mia risposta è questa. Allora, se lo Stato chiedesse il giusto, cioè se lo Stato chiedesse una tassazione intorno al 10% e usasse questi soldi per pagare la polizia, presidiare i confini, amministrare la giustizia, eccetera, eccetera, sarebbe gravemente peccaminoso evadere le tasse, salvo ragioni di causa maggiore, perché anche lì c'è sempre la ragione che prevale. Se io devo scegliere, se io sono un padre di famiglia e ho una disponibilità limitata, ho 100, questi 100 devo scegliere, non ne ho di più, ho quei 100 lì, devo scegliere se provvedere alla mia famiglia, cioè dar da mangiare ai miei figli, eccetera, oppure pagare le tasse. Io devo prima dar da mangiare alla mia famiglia e poi pagare le tasse. Quindi se devo, sono di fronte a una scelta, però che sia una vera scelta, no? Se devo fare le vacanze alle Maldive o pagare le tasse. Cioè, la cosa è, se io ho una limitatissima capacità economica e ho dei doveri stretti, cioè devo provvedere ai miei figli, però per provvedere ai miei figli devo magari non pagare qualche tassa, io devo scegliere di provvedere ai figli, questo è chiaro. Però questi sono casi, diciamo, eccezionali o limite. Diciamo però, torniamo al caso generale, se lo Stato chiedesse il giusto, cioè intorno al 10%, e usasse questi soldi per fare quello che deve fare, sarebbe peccato grave, cioè sarebbe una grave colpa, evadere le tasse. C'è un modo per non pagare la parte di tasse destinate alla scuola pubblica se io mando i figli ad un'istituzione parentale? No, legalmente non c'è. Cioè, nel senso che non c'è una formula legale per dire, siccome io non mando il figlio alla scuola dello Stato, allora mi sottraggo una parte delle tasse da pagare. No, legalmente non c'è. Se la finalità è il controllo della popolazione, a quale scopo vorranno forse usarci per la guerra? Oltre alle armi, spediranno le persone? Ma allora, la seconda parte non so, chiaro che se scoppia una guerra ci va male a tutti. E sulla prima parte, cioè il controllo, sicuramente sì, è uno dei punti che abbiamo messo in evidenza anche come osservatorio, cioè è evidente che una società, come vi dicevo prima, in cui si va verso la estinzione della proprietà privata, è una società in cui tutti siamo molto meno liberi. Ma lo diceva con grande chiarezza anche questa qui della Danimarca, perché il bello, quello che a me colpisce, è che ormai lo dicono. Cioè, questo a me colpisce, non so se condividete questa mia impressione, cioè uno si aspetterebbe che lo facessero ma non lo dicessero, invece lo fanno e lo dicono. Cioè, ma loro, cioè uno semmai si aspetterebbe che loro lo fanno e noi invece facciamo la denuncia. Invece no, loro si autodenunciano da soli, solo che si denunciano elogiativamente, cioè dicendo guarda che bravi che stiamo facendo questo. Perché questa signora qui della Danimarca, ex ministro e deputato socialdemocratico, questa Ida Auken, lo dice chiaramente. Dice... di tanto in tanto, quindi solo di tanto in tanto, mi infastidisce il fatto di non avere una vera privacy. Non posso andare da nessuna parte senza venire registrata. So che da qualche parte ogni cosa che faccio, penso o sogno viene registrata. Spero soltanto che nessuno la usi contro di me, tutto sommato è una bella vita. Questo non è che lo dice il complottista, lo dice Ida Auken, ex ministro della Danimarca, attuale deputata socialdemocratica, eccetera, eccetera. Quella che ha fatto lo spot per 2030, non possederai nulla e sarai felice. Quindi è chiarissimo. Una società del controllo totale, dove non possiedi nulla, sei registrato, schedato, controllato. Cioè, come vi dicevo prima, il modello è l'allevamento dei polli, non so se avete presente. Ma non quelli ruspanti che girano nel cortile becottando, no, quelli capannone di 200 metri coi polli tutti incasellati, ecco, e quello è il modello. A me non piace, dopo non so a voi, ecco. Limitazione, utilizzo proprietà, burocrazia e leggi,
paesaggistica, che riducono moltissimo il mio diritto di utilizzare i miei beni. Quello che vi dicevo prima, cioè la proprietà non verrà abolita, cioè non ci sarà una legge che dice è abolita la proprietà privata, non ci sarà. Come non ci sarà quello col mitra che viene in casa e ti dice fuori di qua adesso la casa la occupiamo noi e ci facciamo, non so, la casa del popolo. No, non sarà questo. Sarà che la proprietà verrà svuotata di se stessa. Per esempio, passa l'agenda green. Nessuno ti toglierà la proprietà, casa resta tua. Però casa tua, se non è secondo le norme dell'Unione Europea, tu non la puoi vendere, non la puoi affittare, non la puoi trasmettere, ci puoi vivere tu, ma anche lì ci puoi vivere tu, ti aumenteranno l'ICI, o l'IMU come si chiama adesso perché non è ecologica, ti creeranno, cioè alla fine casa tua resta tua, nessuno te la toglie, però ti rendo la vita un inferno, cioè la proprietà privata te la svuoto, quindi nessuno formalmente l'abolisce, ma è peggio che se l'abolissero, insomma. La rendita è giusta, cosa ne pensa? Non c'è una risposta in assoluto, cioè ovviamente siccome la proprietà privata è non solo legittima, ma è una cosa, abbiamo detto, di diritto naturale, eccetera, uno dalla proprietà privata può anche trarre dei frutti. Se io ho un terreno lo posso coltivare io oppure lo posso fare coltivare a qualcuno. Se io da questo far coltivare il campo da qualcuno traggo un affitto, traggo un bene, non è illegittimo, anzi. Certo che un sistema economico basato sulla rendita, quello sì che qualche problema lo pone, perché in fondo va a scardinare il principio che, diciamo così, la base di tutto è il lavoro, cioè la base della stessa proprietà privata è il lavoro, quindi comunque il sistema deve basarsi sul lavoro. Dopo, chiaro che c'è anche il vivere dei frutti, ripeto, se io ho un terreno lo affitto e ricavo gli affitti, oppure un tempo che c'era, non so, la mezzadria, io davo da lavorare la terra e ricavavo metà dei prodotti del contadino, insomma, cioè quello è assolutamente legittimo, però non può essere, diciamo, il paradigma economico, ecco, il paradigma economico deve avere al centro il lavoro, e sottolineo questo perché anche questo sta scomparendo. E uno dice, ma un'obiezione che si faceva una volta, che oggi però per me varrà sempre meno, è quella di dire, ma un sistema così non può reggere, perché se non c'è la proprietà privata, la gente non è invogliata a lavorare, crolla tutto. Questo valeva una volta. E difatti il comunismo vecchia maniera è crollato, perché il vecchio comunismo di fatto nessuno faceva niente, perché se tutti hanno la stessa paga, tutti uguale, perché io devo impegnarmi? Cioè, più girarmi i pollici da una parte che dall'altra o fare un'altra cosa non farle niente. Quindi il sistema comunista vecchia maniera non sta in piedi, cioè sta in piedi un po' di anni e poi crolla. Ma con le nuove tecnologie siete poi sicuri che funzioni ancora sto sistema? Cioè se i cosiddetti lavori intellettuali li fa l'algoritmo, anche qui sempre non per citare sempre la ministra lì o danese, ma quella dice che lei sogna nel 2030 una città in cui addirittura che vestiti mettersi glielo dice l'algoritmo. Quindi c'è un algoritmo che mi dice come mi devo vestire, l'algoritmo che mi dice cosa devo mangiare, eccetera. Quindi diciamo, quelli che noi oggi consideriamo lavori intellettuali, cioè non so, il giornalista, non so, l'architetto, l'ingegnere, li fa l'algoritmo. I lavori manuali li si robotizza, li si fa, diciamo, li si rende, e quindi alla fine l'uomo cosa ci sta a fare? Il nulla. Però anche qui, se il nostro modello è la vita del nulla facente, una cosa così ci può anche piacere, cioè non faccio niente tutto il giorno, ho il cibo gratis, i vestiti gratis, mi danno anche l'appartamentino, io mi giro i pollici da una parte, quando sono stufo di far da una parte faccio da quell'altra, e è la vita perfetta. Però se uno invece ha un altro modello di vita è un incubo, è una specie di inferno in terra, insomma. Ecco. Sul discorso dell'Agenda 2030, quali punti reputa non conformi all'etica cattolica, soprattutto quelli che vanno contro la proprietà privata? Ma diciamo che è l'idea stessa, adesso i punti precisi, anche qui ci sarebbero tante cose da dire, perché nell'Agenda 2030 c'è dentro l'ecologia, c'è dentro le questioni più varie, ma è proprio l'idea dirigista che c'è a monte. Cioè l'idea che ci sia una programmazione fatta da, in questo caso, dalle Nazioni Unite con la collaborazione del World Economic Forum, ma fosse anche un'altra organizzazione, cioè che ci sia una sorta di
super cervello globale che dice come io devo alimentarmi, come devo lavorare, come devo produrre, cioè è qualcosa di folle in sé ed è radicalmente contro la dottrina sociale della Chiesa. Uno dei principi cardine della dottrina sociale della Chiesa è il principio di sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà dice che è illecito, non è lecito, alla realtà sociale superiore fare quello che può fare la realtà sociale inferiore. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se una cosa la può fare la famiglia, la deve fare la famiglia, non la deve fare il comune. Se una cosa la può fare il comune, la deve fare il comune, non la deve fare lo Stato. Se una cosa la può fare la comunità di villaggio, la deve fare la comunità del villaggio. Ogni realtà sociale deve realizzare le sue potenzialità, le sue capacità al massimo grado. E solo quando una realtà sociale non è più in grado di andare oltre, perché non ci riesce proprio, cioè non è in grado di farlo, allora deve intervenire la realtà sociale superiore. Quindi vedete, è il contrario di quello che succede oggi, dove c'è appunto l'ONU, dico in questo caso che poi l'ONU è tutta una roba farloca, perché noi diciamo ONU, ma in realtà non è l'organizzazione delle Nazioni Unite, in realtà sono le agenzie dell'ONU che c'entrano poco o niente con la somma dei paesi, sono di fatto delle mega burocrazie internazionali che stabiliscono qual è l'alimentazione corretta, qual è la produzione corretta di energia, come deve essere questo, come deve essere quello, cioè l'esatto contrario. È di nuovo una forma di dirigismo. Anche qui noi pensavamo che il dirigismo fosse finito con il crollo dell'URSS. Uno dice, in Unione Sovietica c'erano i piani quinquennali dove il Politburo decideva per 5 anni come doveva essere l'economia dell'Unione Sovietica. Adesso altro che i piani quinquennali. Cioè, fra un po' si dirà che rimpiangeremo la libertà che c'era in Unione Sovietica, perché adesso ti dicono anche come devi mangiare, per dire, cose che in Unione Sovietica non sono mai sognati, tanto per dire. Cioè, se il russo medio degli anni 80 voleva mangiarsi la bistecca o bersi il bicchiere della vodka, eccetera, nessuno gli rompeva le scatole. Adesso invece ti dicono anche qual è la corretta alimentazione, qual è il corretto modo di... Cioè, io adesso non voglio qui di nuovo fare il profeta di sventura, ma tutti noi abbiamo sperimentato un po' la follia del Green Pass, eccetera. Ma con la stessa dinamica, chi ci dice che fra qualche anno non ci sarà un, chiamiamolo Green Pass per intenderci, ad esempio dell'alimentazione? Se tu acquisti più carne di quella che dovresti, ti scatta qualcosa, tanto più se gli acquisti sono tutti non col contante, ma con qualcosa di tracciato. Oppure se consumi troppa acqua, tutti noi abbiamo assistito a mesi di propaganda su i fiumi si seccano, moriremo tutti assetati, c'è la siccità, eccetera. Ti diranno, ogni cittadino ha diritto, non so, a 3 litri di acqua al giorno. Se tu ne consumi 3,5, non sei più un buon cittadino. E quindi inizi ad avere un qualche segno che non va bene. Se per una settimana di seguito sfori il coso di acqua, non so, perdi il diritto, adesso la butto lì come battuta, perdi il diritto a prendere la macchina in sharing e quindi per un mese non ti muovi. Cioè, io le dico come battute, ma non sono tanto battute. Questa cosa qua, che peraltro non è che la sto inventando io adesso all'impronta, è quello che succede in Cina. Voi sapete che in Cina ci sono i crediti sociali. La Cina in questo momento è il paese più videosorvegliato del mondo, cioè loro hanno installato telecamere praticamente ovunque, telecamere di nuovissima generazione con il riconoscimento facciale, cosa resa possibile dall'intelligenza artificiale, perché se ci dovesse essere un poliziotto che controlla tutte le facce, ci sarebbero più poliziotti che controllati, perché sarebbe praticamente ma con l'intelligenza artificiale non serve più che ci sia il poliziotto che controlla il monitor, lo fa l'algoritmo. Quindi cosa succede? In Cina sanno esattamente dove si trova e cosa fa e cosa dice ognuno dei loro 1.300.000.000 di cittadini. Quindi ognuno ha dei crediti, che si chiamano appunto crediti sociali, quindi se fai cose virtuose, cioè considerate virtuose dal regime, ti aumentano i crediti. Se fai cose considerate non virtuose dal regime, ti calano i crediti e poi in base ai crediti che hai puoi ad esempio viaggiare all'estero, puoi mandare i figli all'università, puoi accedere a certe professioni, puoi uscire, puoi muoverti, uscire dalla tua città, cioè in base ai punteggi che tu hai, non è che siamo tanto lontani.
Da noi non si chiameranno crediti sociali, li chiameranno, non so, attestato di educazione civica, ma alla fine è sempre lì. Cosa ne pensa delle privatizzazioni che lo Stato ha fatto o concesso a gruppi capitalisti organizzati? Allora, premesso che io sono per l'idea che lo Stato non debba fare l'imprenditore, perché non è il suo compito, quindi partiamo da questo. Quindi l'idea è, lo Stato deve fare lo Stato, o meglio, io direi ancora meglio, l'autorità politica deve fare l'autorità politica. Quindi lo Stato deve occuparsi, ripeto, a costo di essere noioso, di difendere i confini, amministrare la giustizia, garantire l'ordine pubblico, e curare la rappresentanza diplomatica, eccetera, eccetera. Altro non deve fare. Detto questo, siccome lo Stato italiano aveva accumulato nel tempo un'ingente massa di realtà imprenditoriali di proprietà pubblica, in linea di principio era giusto dismetterle, in linea pratica le ha dismesse nel modo peggiore, perché dismetterle avrebbe voluto dire renderle veramente delle attività di libera impresa. Cioè, il paradigma, caro la dottrina sociale della Chiesa, è la libera impresa. Cosa vuol dire libera impresa? Vuol dire una persona o più persone che si associano tra di loro, che mettono a rischio il proprio tempo, il proprio lavoro, i propri beni, eccetera, eccetera, e avviano o conducono un'attività imprenditoriale. Questo è il paradigma. Uno apre un'azienda, compra il capannone, mette i macchinari, inizia a produrre, quello è il modello dell'impresa. Ovviamente nelle privatizzazioni non è avvenuto questo, le privatizzazioni è stato sostanzialmente un trasferimento di beni dallo Stato ad alcuni amici di quelli che facevano il trasferimento, cioè l'Alfa Romeo è stata regalata agli Agnelli, la cosa è stata regalata, cioè ognuno si è preso un pezzetto e poi abbiamo visto quello che è successo, cioè lo smantellamento di intere filiere industriali e di fatto l'arricchimento di chi aveva fatto questo giochetto, ma in fondo è successo in Italia, ma è successo in tanti altri paesi, insomma. Cioè, solo che di alcuni ci si scandali, per esempio, anche qui notate i termini, quando si parla di quelli che hanno fatto questo giochetto in Russia li si chiama oligarchi, cioè la cosa è l'oligarca russo che si è preso, non so, l'azienda petrolifera, eccetera, eccetera. Agnelli, che si è preso l'Alfa Romeo praticamente senza pagare un centesimo, io non l'ho mai sentito chiamare oligarca, anzi era senatore a vita della Repubblica, eccetera, eccetera. Beh, chiuso. Secondo lei l'attacco alla proprietà privata può essere considerato uno dei tanti attacchi che Satana fa nei confronti dell'uomo per portarlo alla disperazione e di conseguenza fargli perdere la fede, o è da considerarsi solo la conseguenza dell'ideologia comunista? Allora, inizio a rispondere dalla fine. Sicuramente non è solo il frutto dell'ideologia comunista, perché ad esempio chi oggi attacca la proprietà privata non sono più solo i comunisti, purtroppo, ma sono anche quelli che si definiscono liberali. Cioè, voi provate a pensare, il liberal progressista, il liberal radicale, eccetera, è contentissimo dell'agenda 2030, anzi la spinge con tutta la sua forza. Quindi oggi in realtà l'attacco alla proprietà privata viene dai vecchi comunisti, dai socialdemocratici, ma viene anche dai liberali, dai liberal democratici, dai liberal radicali. Quindi pensate in America, cioè gli Stati Uniti d'America non hanno un partito comunista, non hanno neanche un partito socialista, non hanno neanche un partito socialdemocratico. In realtà i due partiti, il repubblicano e il democratico, formalmente sono entrambi due partiti liberali. Un liberal di sinistra e un liberal di destra, diciamo, ma neanche, perché in realtà non erano neanche destra e sinistra, erano, insomma, su alcune cose si divideva. Ma vedete oggi l'agenda del Partito Democratico? Il Partito Democratico è, no, agenda 2030, oltre, cioè tutto quello che è, vi ho detto, loro lo fanno e lo propagandano. E quelli non sono comunisti, sono liberal radicali. Quindi, ecco, questo è iniziando dalla fine della domanda, quindi gli attacchi purtroppo vengono da tanti punti diversi, e a me viene da dire che gli unici che difendono veramente la proprietà privata siamo noi. Cioè gli unici che hanno veramente a cuore la vera proprietà privata, cioè la casa di proprietà, l'impresa a conduzione familiare, la proprietà del podere, la proprietà, cioè la vera proprietà privata, siamo noi, cioè chi ragiona come noi. E questo dovrebbe fare anche questo, far riflettere. Sulla questione di Satana, beh, in ultima analisi sì, c'è tutto il male che c'è nel mondo, Satana lo ispira ed è contento.
da lì a pensare un'azione diretta, cioè non penso che ne so, che sia Satana che parla nell'orecchia, non so, di quello che scrive il decreto, cioè non sono così ingenuo da pensare che ogni azione umana è direttamente mossa, cioè nel senso, gli uomini hanno anche le loro convinzioni ideologiche, i loro interessi, soprattutto ci sono le lobby, ci sono le pressioni, però in ultima analisi sì, cioè Satana vuole il male dell'uomo, l'uomo porta inscritto nella sua natura questo diritto alla proprietà, attaccare la proprietà privata vuol dire attaccare un diritto naturale, limitare la libertà dell'uomo, renderlo più schiavo, eccetera, quindi sicuramente Satana è ben contento, ecco, questa è un po' la risposta. Ultima domanda, come ci possiamo proteggere? Magari lo sapessi, nel senso non ho una soluzione pratica, sicuramente intanto mettendo anche nel conto dei sacrifici, perché io prima vi dicevo che io consiglierei la proprietà privata anche se fosse economicamente svantaggiosa, cioè anche se a parità di condizioni mi, diciamo, svantaggiasse economicamente, io comunque consiglierei a uno di avere la sua casa, il suo pezzo di terra, la sua magari azienda, eccetera eccetera, cioè io sono, anche se economicamente svantaggioso. E dopo, io ripeto, non sono un tecnico, non sono né un commercialista né un esperto, non so, di diritto societario, cioè, quindi uno deve valutare negli spazi della legge, purtroppo della legge umana, quali sono le vie migliori per tutelare la propria proprietà, cioè la casa, eccetera eccetera. Certo che la situazione non è favorevole sotto nessun punto di vista, perché ripeto, la casa, basta che passi l'agenda green, di fatto uno, per dirne una, ma su tanti altri aspetti, ma di più, la questione della tassazione basta quella, cioè partiamo dalla questione della tassazione, cioè anche se non ci fosse l'attacco delle questioni green, ma ci fosse solo la questione della tassazione, cavoli, se io lavoro e i frutti del mio lavoro per il 60% non vanno a me ma vanno allo Stato, già sono col capo al collo, insomma, dal punto di vista della proprietà. Quindi come salvarsi non saprei dirvelo, insomma. Però vi invito a farlo, cioè che ognuno trovi le soluzioni migliori, ecco, insomma.